Dario Pepe, Luca Giovannucci, che l'avete già ascoltati fuori campo, che ci parleranno proprio di degustazione vini affini, associazione Upperbacco. Upperbacco. Due idioti. Che siamo noi. Siamo noi. Senti, ma come mai questo nome Upperbacco? Upperbacco nasce come sondaggio fatto tra il nostro primo, come dire, zoccolo duro di appassionati di gruppo, vino. Gruppo. Gruppo di vino nel 2008, se ricordo bene. Lanciammo questo sondaggio chiedendo direttamente agli amici appassionati, a quelli di fiducia, esattamente, chiedendo loro di trovare un nome per l'associazione. A qualcuno gli è cascato qualcosa e ha detto Upperbacco. Poi diciamo, sai che non è male. In finale arrivò Upperbacco, arrivò la compagnia del tappo. Sì, la compagnia, la banda del tappo, non ricordo. Gli altri, meglio che non, meglio, diciamo, non dirli. In foto finisce, vinse il nome Upperbacco e di fatto è rimasto lì dal 2008. E devo dire che le cose vanno discretamente, quindi siamo contenti di aver scelto questo nome. Sì, bene, una bellissima storia intorno a noi, immagino intorno all'associazione. Che storia è? Beh, storia di vino, di vino e di amici soprattutto, perché poi amici. Alla fine è quello il fine. Perché poi quando inizi ogni corso si inizia sempre con tutti che sono tutti un po' sulle proprie, no? Sì. Dopo la prima lezione tutti sbragati. Sbragati, sì. A bere. Non è bella sta cosa. Perché si perdono un po' i freni inibitori. Quando sì, da noi capita spesso che vengano persi prima di bere, succede una cosa strana. Cerchiamo di divertirci, perché comunque è un corso... che no. Cerchiamo di farlo il più professionale possibile, poi ciò non toglie uso, però comunque ci si diverte, perché sennò diventa troppo una rottura di scatola. Assolutamente, sarebbe troppo noioso. Quindi associazione Upperbacco, però facciamolo capire ai nostri ascoltatori, perché siete simpatici, ridete, vi divertite, però merito, che fate? Merito del vino, noi principalmente organizziamo un corso di avvicinamento al vino che si chiama Capire il Vino, l'abbiamo iniziato ad organizzare a Roma dal 2008. Nel giro di qualche anno, grazie alle persone che ci hanno seguito, siamo diventati l'organizzazione, lo dico perché mi sparo un po' di pose, dai, che di ci tutto sta, quello che ci ti sta anche tanto... bene, siamo diventati la prima organizzazione a fare più corsi di questo tipo. A Roma, sì. A Roma. Poi da qui ovviamente sono venuti fuori anche turismo enogastronomico, organizziamo monografie, degustazioni monografiche su birra, vino, whisky, caffè, borghese. Perché non siamo riusciti. Ancora no, ma ci arriveremo. Corsi sul barman. Work eccetera, in progress. Eccetera. Sì, certo, sì, certo, sì, mai sì, dire mai, ci mancherebbe. E poi infatti voi si vede che siete così bravi comunque a parlare alla radio, perché? Perché portate avanti anche un programma su una web radio. Sì, da quest'anno sì. ci divertiamo a fare una trasmissione radiofonica ovviamente sul mondo del vino, vino e quant'altro, e andiamo in onda tutti i mercoledì. Dalle 19 alle 21 e si chiama, guarda caso, Upperbacco, non ci crederai. Radio Upperbacco, la fantasia è rimasta lì, diciamo, l'abbiamo esaurita. Vabbè, perché almeno così siete subito identificati. Esatto, quindi... sì, è una questione di brand, adesso va di moda a dire... E la cosa bella, brand. È forse un po' seria, diciamo, della radio, è che noi intervistiamo produttori e comunque gente del mondo del mondo del vino. Ed è veramente molto bello sentire questi piccoli produttori che mettono una passione incredibile nel loro lavoro, è veramente molto carino. Assolutamente sì, ed è bello anche che esistano ancora, perché magari ci sono ormai tutte queste aziende grandi che hanno perso anche la caratteristica proprio anche della produzione del vino. Poi c'è anche un altro motivo, che ovviamente tutti ci invitano e andiamo a bere a scrocco. Beh, questo non, però, non capita molto spesso, quindi non dirlo, perché ancora non è andati, esatto. Però dobbiamo cominciare, però ecco, anzi, magari possiamo fare un appello, bravo. Esatto, facciamo un appello agli amici produttori. Cosa vi costa offrire a due, una o a due cialtroni scatole di vino. Però ecco, vogliamo far conoscere ai nostri ascoltatori per esempio quali sono tutti i benefici del bere il vino? Intanto conoscerci. Questa è la prima cosa. No, forse come beneficio. Allora, il vino fa parte della cultura nostra, insieme al formaggio, insieme alla pasta, fa parte proprio della nostra cultura, al pane. E in qualsiasi regione d'Italia vai, tu incontri il vino particolare, il formaggio particolare, eccetera, eccetera. Noi siamo un po' specializzati sul mondo del vino e pertanto ci fa piacere che la gente lo conosca. Lo conosca a livello territoriale, ma lo conosca anche perché comunque quando vai a cena molto spesso non sai mai né quali sono i profumi né quali sono i sentori. È vero. E non sai giudicare se un vino è buono oppure no. Oppure metti il vino rosso in frigo. Poi per esempio quali sono le caratteristiche per un vino buono? Ecco, facciamo un po' pure di informazione, che magari se qualcuno va a cena, magari quei tre. Un vino buono consigli. È quello che ti regalano. No, un vino è buono è quello che sostanzialmente quando l'hai finito ti ricordi il numero della bottiglia. Il nome della bottiglia e la ricompreresti. Non ti dà la testa.
quella è una cosa un po'. Quella è quando te bevi 3 litri, ti dà sempre. Sempre la testa. Può essere il migliore del mondo, ma da lì non si scappa. No, però non ti fa male. Sì, c'è un motivo. Se ti tirano la bottiglia dietro, ti fa male. Ti fa male. No, ho capito, questa è No, è vero. Riconoscere un vino buono in realtà non è così complesso. Si tratta solo di capire se il vino che stai bevendo, assaggiando, è in equilibrio o no. Esatto. Una cosa semplicissima nella definizione, ovviamente per arrivare a questo tipo di conoscenza è opportuno frequentare i nostri corsi, è opportuno avere delle nozioni nella capacità di riconoscimento del vino stesso per capire se... Anche perché per esempio io ho sempre paura, avete visto quando vai al ristorante, ti stappano il vino e magari dicono ma sta di tappo, oddio, se lo chiedono a me che ne so io. Quella è un po' più complicato, dai. Però diciamo una cosa, che noi cerchiamo di farti nelle 7 lezioni, farti capire se il vino è fatto bene. Non tanto mi piace o non mi piace, perché quello è un gusto personale, quanto se il vino è veramente fatto bene. Che è una cosa completamente diversa ed è anche abbastanza piacevole, secondo me. Quindi comunque i vostri corsi sono aperti a tutti, a tutte le età, a tutti i generi. Allora, se a sono tutti donne simpatici, è meglio. Soprattutto non è carino. Okay, non è carino. Accettiamo minorenni, non perché la legge non lo prevede, ovviamente, esatto, che possano bere, a parte le minipoti che all'epoca facevo un po' di pari. Okay. Beh, però nonna me lo dava il bicchierino di vino, faceva bere, esatto, fa sangue. Appunto. Ma la nonna non può essere stata, noi sì però. No, non solo frequenta i nostri corsi chi vorrebbe capirci qualcosa di più e pensa di non capirne, perché poi in realtà abbiamo delle strategie per far sì che il vino sia facilmente comprensibile, ma magari facciamo fatica a trovarle. E chi invece poi magari prosegue nella formazione andando a fare un corso di più alto livello, con più lungo, più approfondito, perché magari giustamente c'è chi apre un'attività o chi lo fa come professione. Infatti noi abbiamo molti ragazzi che lavorano nell'ambito della ristorazione che non vogliono andare a diventare sommelier, perché comunque è un corso lungo, un impegno importante, e allora vengono da noi per cercare di capire un po' cosa poi devono andare a vendere. Ovviamente sì, quindi dare anche maggiore qualità comunque a quella che è la propria attività commerciale. Guarda, considera che nel mondo della ristorazione è quello che porta più soldi in rapporto sono i dolci e il beverage. Associazione O per Bacco. Bene, li potete contattare al 393-4292-229 oppure allo 06-92-96-3150. Li potete poi trovare tramite Facebook, quindi andare a sbirciare, vedere tutti quanti gli eventi che organizzano, quindi avere informazioni sui prossimi corsi sul contatto Facebook O per Bacco oppure sul sito internet www.operbacco.it. Bene, facciamo una promozione, perché dobbiamo venire ai vostri corsi? Ah, non lo so io. Allora, dovete venire ai nostri corsi intanto perché Luca... Perché vi ubriacate facile. Perché Luca è uno dei sommelier più belli su Roma. Sì, ma proprio bello, so. Ma guarda, proprio bello. Sia dal punto di vista femminile, sia dal punto di vista maschile. Esatto, soprattutto però no. Potete partecipare al corso di Operbacco Capire il Vino, principalmente perché offriamo una serie di cose che gli altri corsi, ai loro, non offrono. Intanto abbiamo la frequenza gratuita per un anno, quindi se tu finiti 7 incontri oppure fine settimana, come diciamo nella versione weekend di Capire il Vino, vuoi ripetere, salti una lezione nel corso lungo, vuoi ripeterla, non hai capito qualcosa, è con Luca. Ma soprattutto perché... E soprattutto puoi rivedere Luca, puoi farlo gratuitamente per un anno. Poi abbiamo la fornitura di materiale più ricca, perché è vero che il vino va bevuto, ma va bevuto anche con gli strumenti giusti. E ci sono altre motivazioni? Perché in pochi anni siamo diventati quelli che lo fanno di più. E con noi si fa molto, molto di più. E poi perché regalate veramente un valore aggiunto, quindi sia a livello magari per una crescita personale, sia per una crescita per la propria attività commerciale, certo, quindi veramente per tutti. Io vi ringrazio ancora per essere stati qui con noi. Grazie. Ricordo Dario Pepe, Luca Giovannucci, Degustazione Vini Affini, Associazione O per Bacco. Grazie. Ciao. Grazie.